dell'Osservatorio regionale dei conflitti e delle conciliazioni, a cui il Corecom ha aderito qualche tempo fa. È una sorta, lo dico a chi non lo conosce, una sorta di cenacolo, di associazione riconosciuta in cui si cerca di mettere a punto delle iniziative comuni sui conflitti, sulle conciliazioni, nella logica appunto di tutelare il cliente. Adesso Antonio De Cile ci ha detto che la tutela, come dire, è di secondo livello rispetto alla concorrenza, però insomma questo è il nostro obiettivo. E dopo darei la parola al professor Gambino prima di accogliere, diciamo, le conclusioni del Presidente. A te, Massimiliano. Allora, buongiorno a tutti. Io rappresento un osservatorio che riunisce sia ordini professionali, architetti, notai, commercialisti, tutti coloro i quali hanno a che fare con un tipo di mercato di alto livello anche e comunque di grande gestione dei conflitti. Nello stesso tempo nel nostro osservatorio partecipano anche la Corte d'Appello e il Tribunale di Roma. E quindi, diciamo, siamo un punto di intervento su questo tema del conflitto che anche oggi è stato sviluppato soprattutto nell'indagine. Abbiamo visto che il 77,3% degli utenti delle telecomunicazioni gestisce da solo con il proprio conflitto in via diretta, solo un 23% non fa niente, e abbiamo sentito l'avvocato Codugno dire che in 6 mesi è stato intercettato dal Consiglio Web un contenzioso che raddoppia, credo, il contenzioso che era emerso precedentemente, allorché non era tramite web ma ordinario. Quindi il conflitto ci preoccupa. Perché? Perché se mettiamo in campo il Consiglio Web raccoglie, raddoppia addirittura, perché tramite una modalità più diretta, ripeto, emerge dall'indagine che il cittadino, il consumatore, sempre più da solo vuole gestire il suo conflitto, perché si sta a spiegare meglio, perché non sente il bisogno di intermediazione, perché il mercato elettronico è un mercato di consumo quotidiano, non c'è tempo. Anche la conciliazione, anche il conflitto diventa più veloce. Diciamo che il discorso che faceva anche il professor Nicita, il consumatore è abitudinario, ma il consumatore si aggiorna, perché se gestisce da solo il suo conflitto è perché la sua utilità è proprio nella rapidità della gestione del conflitto. Questi sono i dati. Io farei però da tutto questo quello che è necessario per capire dove ci porta il conflitto. A mio parere la novità è questa: il conflitto non è più estraneo al rapporto tra consumatore e mercato, il conflitto è diventato una parte del rapporto contrattuale. Cioè, fino ad oggi, diciamo, la patologia del rapporto era qualcosa di estraneo al rapporto tra consumatore e mercato elettronico. Oggi la patologia del rapporto, e questo il professor Nicita ce l'ha fatto capire, la patologia del rapporto entra a fare da regolatore. La patologia detta una regola. Se succede che, come risulta dal rapporto, la maggior parte degli utenti si lamenta del fatto che ci sono condizioni contrattuali pessime tra un'azienda e l'altra ed è stata mal applicata, immediatamente il mercato deve reagire regolando questa lamentela. Il conflitto, l'eccessività del conflitto su un dato caso, sulla mancata libertà del recesso, oppure ancora prima c'erano dei vincoli ancora maggiori che oggi non esistono. Oggi sul mercato elettronico c'è una libertà di passaggio dall'uno all'altro, ma prima non c'era. Poi la patologia di questo ha portato il mercato a regolarsi. Non posso affrontare un conflitto a tutto spiano quando il mercato mi chiede qualcos'altro, ed è la patologia che regola la fisiologia del rapporto. Quindi il conflitto oggi, soprattutto in questo mercato, ripeto, rapido, veloce, è un conflitto che ci insegna che il conflitto non è sempre la patologia in se stessa. Non è il tribunale che si trova a Viale Giulio Cesare mentre io sto a casa che strazio ci devo andare e lì incontrerò un mediatore, ci sarà un altro mediatore che è l'avvocato e poi ci sarà un consulente tecnico. Questo non c'è nel mercato elettronico, questo non c'è nella visione del consumatore moderno. Oggi tutti i conflitti, nell'osservatorio della conciliazione estendiamo questa idea di gestione del conflitto in quello che è un gioiello, perché quelli del Corecom, c'è la procedibilità, cioè se non vai al Corecom non puoi iniziare un'azione giudiziaria nei confronti di un'azienda che gestisce delle comunicazioni.
C'è questo obbligo che pochi conoscono, di solito ci si rivolge perché esiste il Corecom, in realtà è una condizione di procedibilità e in realtà è un obbligo, devi prima mediare e poi entrare, ma ripeto, se è vero che la patologia è diventata una dimensione non estranea, ma una dimensione quotidiana, una dimensione che mi aiuta a dettare le regole, ciò che questa indagine ci dice è che è vero ciò che dice il professor Nicita, il consumatore sarà abitudinario, ma sta diventando molto più attento ai suoi diritti, perché, ripeto, se gestisce da solo telefonicamente il suo conflitto, se si rivolge a una mediazione avvertita, se vuole gestire da solo la sua difficoltà, è evidente che vuole velocità, rapidità, ma soprattutto immedesimazione personale alla sua esigenza. Come reagisce il mercato? A mio parere reagirà dettando delle regole sempre più agevoli. Io vedo in questa capacità del consumatore di autogestire, di andare in mediazione senza grandi intermediari, una grande capacità di sviluppo del mercato e soprattutto un'elevazione del conflitto a regolatore delle condizioni. In tutto questo le associazioni alle quali veniva dato dal professor Nicito un compito di mediazione e di raccolta, è vero, perché non si gestisce più, diceva il professor Nicito, il singolo conflitto, ci sono classi di conflitti che emergono e a fine anno si fa una statistica. Forse non avremo più 70.000 utenze in concilia web in 6 mesi, forse con l'azione della patologia scopriremo quali sono le cose che danno più fastidio al consumatore e già nel rapporto contrattuale ci saranno quegli automatismi di mercato che regoleranno e anticiperanno il conflitto fino ad eliminarlo. Questo me lo auguro in una prospettiva. Grazie.